Buongiorno, mi sono appena svegliata, infatti sono le 6:37. Niente, adesso vado a mangiare questi per riprendermi un attimo perché sono ancora assonnata e ci risentiamo a breve. Comunque fuori il tempo è questo. Scusatemi, non so quanto vedrete, comunque adesso vado a prepararmi e poi mi sono preparata già i trucchi, insomma, perché voglio truccarmi molto semplice, questo è quello che userò. Quindi ci vediamo direttamente a lavoro concluso, così vi faccio vedere il make-up e anche, insomma, l'outfit che ho scelto, anche se ancora non l'ho scelto, quindi lo vedremo insieme. Ok, sono ritornata. Mi sono data una sistemata. Non so se mettere le ciglia finte onestamente, perché sto usando questa combo di due mascara e mi piace molto. Il Vicious di Nabla e questo qua di Saint Laurent. Mi piace molto. So, fatemi sapere, sembra che ho le ciglia finte, anche se in realtà non ce le ho. Sì, niente, adesso vado a vestirmi, ma prima di vestirmi vi faccio vedere su cosa sono indecisa. Del mio outfit. Allora, non ve l'ho fatto vedere, ma da Zalando ho ordinato questo qua di LS. Questo piumino è molto molto bello. Aspettate che cerco di farvelo vedere un po' meglio. Insomma, è così, con questa trama un po' ondulata, azzurrino, mi piace tantissimo. Però sono indecisa, nel senso che mi sa che metto questo trench di Bershka che ho preso l'anno scorso sempre su Zalando. Comunque vi lascio il link sotto, io l'ho preso scontato, non so se adesso è ancora scontato, ma comunque siamo sotto il Black Friday, quindi insomma, di sicuro mi metterò questa. Anche questa l'ho presa su Zalando di Steve Madden. E date un'occhiata perché ha delle borse stupende, soprattutto adesso sono super scontate e ma anche le scarpe sono belle, anche perché lui è famoso per le scarpe. Bellissima, questa la metto di sicuro. Quindi niente, adesso decido un attimo cosa voglio fare, poi vi faccio vedere l'outfit. Comunque buongiorno, buongiorno a tutti, non vi ho neanche salutato. Come avrete letto dal titolo, questo è un vlog. All'ultimo momento io e mia mamma abbiamo deciso di andare al nuovo Primark di Torino, che ha aperto l'8 novembre, se non sbaglio. Che giorno è oggi? 19 novembre. E sì, dai, sto andando al mattino presto, anche perché un'oretta di macchina ce la dobbiamo fare. Stiamo andando a quello di Torino, alle gru, per chi magari non avesse capito. E non vedo l'ora, non vedo l'ora di arrivare. Comunque vi porterò con me, cercherò di farvi vedere più cose possibili e poi sicuramente comprerò qualcosa, però non so se ve la mostrerò quando tornerò a casa o se magari faccio un video a parte perché effettivamente non so quanto durerà questo vlog. Comunque ho messo questa tuta blu e anche perché come avete visto prima la borsa che è qua, mi devo mettere è blu, quindi comunque tra poco vi faccio vedere anche l'outfit completo, anche perché con la borsa è bellissima, brilla da morire, avete visto, anche al buio più totale avete visto che brillantezza assoluta. Comunque alla fine le ho messe le ciglia finte, infatti mi piace di più. E quindi ci rivediamo tra poco. Ok, alla fine questo è il mio outfit. Adesso cerco di girarvi la fotocamera, solo che sono piena di stickers sul vetro, quindi non so quanto riuscirete a vedere. Ok, non so in che angolo di specchio mettermi perché come vedete, boh, tutto il mio armadio è riempito di vetrofanie di Natale. Comunque alla fine ho messo il trench, ma più che altro perché volevo mettere il giubbotto nuovo, però ai centri commerciali fa caldo e non so, questo è anche proprio sottile, più leggero, quindi cioè tanto io devo andare in macchina, poi devo scendere, devo stare lì dentro, quindi non è che devo stare in giro, quindi secondo me è la scelta giusta. Spero di non pentirmene, però visto che fa freddo, ho messo questo cappello che sicuramente magari prima di uscire dalla macchina toglierò. Adesso vedo poi come mi sentirò una volta che sono lì, anche perché è una bella giornata oggi. Cioè sta uscendo un po' di sole, quindi comunque ci riaggiorniamo perché tanto
Sicuramente mi fermerò in autostrada a mangiare qualcosa, quindi vi faccio vedere anche la mia colazione, vi faccio vedere tutto della giornata di oggi. Niente, sono pazza, alla fine mi sono cambiata di nuovo. Scusate il disordine dietro. Finalmente sono arrivata, già che ci sono, lo vedete anche un po' dietro, adesso giro la fotocamera così vi faccio vedere anche un po' com'è il posto. Molto grande, non ci venivo da una vita. Qua c'è anche Nyx e veramente non ci venivo da una vita, da quando ero piccola, quindi ok, sto andando, solo che ci sono già persone che mi hanno detto c'è una fila chilometrica, quindi auguri a me. Wow, sono arrivata lì, c'è Sephora, qui c'è Primark, come vedete, non so se vi rendete conto della coda che c'è già a quest'ora, cioè io volevo venire presto, ma ciao. Come faccio adesso? Cioè, dovrò stare tipo 2 ore in coda qua, ma vi rendete conto? Allora, sono in coda e ci sono parecchie persone davanti a me. Finalmente sono entrato, inizio già a farvi vedere qualcosa. Qua è la sezione dei vestiti, appena entri c'è subito la sezione dei vestiti, tutti pagliettosi. Devo dire che è bello da vedere, ma non mi attira perché non lo so, io non le comprerei mai queste cose, sincera. Cioè, oddio, questo è bellissimo se devi andare a una festa, ma poi, cioè, è stupendo, è fatto benissimo, Adesso ve lo faccio vedere meglio. Cioè, guardate che bello. È proprio bellissimo. 18 euro, alla fine ci sta, però non lo metterei mai. Allora, qui invece ci sono delle borsette. Non mi piace, sincera, però io ve la faccio vedere lo stesso. Questa già è più carina, però non la metterei. Le scarpe sono molto belle. Le scarpe sono molto carine. Poi, sempre da questa parte, c'è questa camicia blu, molto carina. Mi piace il blu ultimamente. E allora, da questa parte qua mi sembra che ci siano tutte pashmine. Però poi vado anche laggiù e vi faccio vedere cosa c'è laggiù. Qua c'è tipo un blazer, un trench, non saprei come descrivervelo. E qua c'è la stessa tipologia di prima, ma fatta a vestito. Questo è molto carino. Questo già mi piace. Lo vedo per Natale o Capodanno, molto carino. Però ho già una tipologia simile a casa e sinceramente non mi interessa. Qua anche ci sono delle cosine molto carine, c'è questa borsina, questo vestito un po' pomposo, ma qua c'è questa camicia, carino questo, c'è la stessa borsetta ma fucsia, qua c'è questo pantaloncino con gli stivali lunghi col tacco. Molto bello questo Teddy Cot, molto carino. Non mi piacciono tanto i bottoni perché non sono ton sul ton. Non so se anche voi siete fissati su queste cose come me. Comunque molto carino. Poi c'è lo stesso pantalone nel viola però. Carino. Top. Ce ne sono molti fatti così, Adesso non sto a farveli vedere tutti, ma molto carini. Allora, qua entriamo in una sezione che mi piace molto, cioè la sezione delle cavolate. Io non so bene cosa farvi vedere, quindi vi farò vedere le cose più
carine, cioè quelle che mi piacciono di più. No, vabbè, qua ci sono le cose di Baby Yoda. Che carini. Qua le cose della Marvel, ma ve lo giuro che c'è da perdere la testa, ci sono tantissime, tantissime cose. Qua ci sono anche delle cosine, se avete dei canetti. Bello, qua ci sono anche tutti i pigiami. Quello che cercavo, quello che volevo del Grinch. Comunque veramente, voi non potete capire quanta gente ci sia qui dentro. Bello, ve lo faccio vedere. Carino questo... insomma, giubbotto peluscioso color glicine, bellissimo. Allora, qui c'è la zona un po' più basic, infatti vedete già i toni dei colori. Qua sono tutte maglie, vabbè, colorate però basiche, cioè vedete. Lì ci sono tipo dei maglioni natalizi, qua dei maglioni a righe. In quella categoria che mi interessa di più, quella del beauty. Ma guardate queste borse, quanto sono carine! Ma bella! Qua, vabbè, è inutile, cioè, è pieno qua, pieno! Allora, per gli amanti di Stitch, guardate che roba, guardate! Qua ci sono un po' di gioiellini, onestamente non mi interessano tanto, però sono molto carini, molto carini. Che belle, qua ci sono anche le valigie, ma sono stupende, guardate che bei colori. Qua ci sono anche nelle misure un po' più piccole. Questo mi piace tantissimo, però 55 euro, vabbè, ci sta perché è grande, però secondo me se cercate le trovate anche a meno. Però guardate che bella questa di Topolino, c'è Topolino tutto in rilievo. Anche questa un po' marmorizzata, molto carina. Poi c'è il poggiacollo se viaggiate. Mentre qua entriamo nel reparto che mi interessa. Qua è pieno di ciglia finte. Adesso magari ne guardo qualche paio. E oltretutto hanno anche la colla duo, che dicono che sia la più buona. C'è anche quella trasparente. Anche qua. Qua è pieno di roba, pieno. Non so da che parte cominciare, perché c'è veramente di tutto, c'è troppa gente. Guarda che bello questo specchio. Qua ci sono tutte le unghie, ma onesta non ce n'è nessuna che mi piaccia, sono tutte molto semplici e corte. Qua ci sono anche tutte le piastre per i capelli e anche i phon. Guardate questa che carina, ferro, qua la piastra, bello. Scusate se non vi sto facendo vedere molti vestiti, ma cioè guardate, ve lo giuro è pieno, non sembra, ma è veramente pieno. Comunque ci sono molte cose molto carine, però mi sto concentrando più su questa zona qua io. Ciao, guardate, c'è anche il frigo, il frigo! Allora qua, per chi fosse interessato, c'è anche la zona proprio tipo di lip balm e queste robe qua. Allora, mi sono ripromessa che voglio un pigiama, quindi devo cercarlo. Guardate che belle, qua ci sono tutte le bombe da bagno. Ma sono carinissime, belle. Allora, ci sono questi fatti così, però non è che mi convincano molto. Cioè, sono belli, ma cerco ancora un po', anche perché poi qua è mischiato, cioè bambini e adulti. Ma guardate anche le borse dell'acqua calda, che carine. Bellissime. Oddio, non so che chi di voi ha guardato i Gremlins, ma fatemelo sapere giù nei commenti. Io adoro quel film. Allora, qui penso che forse riuscirò a trovare un pigiamino. Però onesta, non è che mi piacciono tantissimo. Sono un po' indecisa, perché mi piace questo, però mi piace anche tanto questo. Sto diventando pazza, è troppo grande sto negozio, troppo, fidatevi, troppo. Qua ci sono pigiami un po' più eleganti. Allora, qui c'è anche il reparto per le bambine, perché poi c'è anche quello per i bambini. Cioè, guardate quanto è immenso. Allora, guardate, vi giuro, io non so se l'ho girato tutto bene, perché è immenso. Io non... però mi manca ancora home, poi volevo vedere altre cose, ma vi giuro mi sta girando la testa.
Allora, qui c'è home, c'è tantissima roba di Natale, è pieno. Guardate che carine, guardate quante decorazioni ci sono, bellissime, guardate il candy cane gigante. Qui ci sono le decorazioni per l'albero di Stitch, madonna che carine, anche di Minnie e Topolino, bellissime. Sono molto belle anche le tazze e lì ci sono molte borracce tutte colorate. Ah, poi qua entriamo nella zona federe, coperte, lenzuoli. Adesso do un'occhiata. Che ho visto La Bella e la Bestia, sa. Che belle. Sono bellissime. Sì. Allora, onestamente mi sono stancata perché bisogna venire più volte, soprattutto perché le cose tanto cambiano sempre, però da 1 a 10 io gli do un 10, però veramente c'è troppa gente e io non so cosa vi ho ripreso, non so cosa vi ho fatto vedere, spero che comunque questo vlog esca fuori bene quando andrò a montare il video, ma veramente c'è troppa roba, cioè, c'è da perderci veramente la testa. Io vi ho fatto vedere il più che potevo, anche perché c'è tanta gente, ti passano davanti, più volte ho ripreso, poi ho cancellato perché ti passano, se ne fregano proprio. E, quindi niente, ci risentiamo tra poco. Sono alla cassa che devo pagare. Sono appena tornata a casa, il trucco è un po' sfatto, perché sono un po' lucida. Però ci sta. Allora, non ho preso tantissime cose. Vi faccio dare una sbirciatina. Però domani, poi con calma, mi metto qua a registrare e vi faccio l'haul. Così lo vedete direttamente in questo video. Comunque vi faccio dare una sbirciatina. Ok, questa è la busta. Volevo quella con la cerniera, ma non c'era disponibile. Vi faccio dare un'occhiata. Ecco, basta. E niente, vi spoilerò anche che ho preso una cosina da Sephora, ma vi faccio vedere tutto domani. Quindi, per adesso, ci siamo, insomma. Quindi, ci vediamo domani, che per voi sarà tra un secondo, però per me sarà domani. Quindi, a domani. Ok, siamo di nuovo qua, finalmente vi faccio questo haul, finalmente, per voi sarà passato un secondo. Comunque, prima di cominciare con l'haul di Primark, vi faccio vedere quello che ho preso da Sephora. Ho preso questo kit di Fenty, li ho già tolti perché ho realizzato un TikTok in cui li provavo, tutti e tre. Infatti se vi interessa mi chiamo come il canale, quindi mi potete trovare così. E sono questi qua, guardate che belli. Questo poi non ne parliamo, bellissimi. Io adesso indosso questo, mi piace tantissimo, più che altro perché sta bene col make-up rosa che ho fatto oggi, però anche questo è una favola. Questo proprio da mettere tutti i giorni con una matita marroncina, bellissimi, li adoro. Poi i gloss di Fenty secondo me sono il top, soprattutto se amate i gloss. Comunque cominciamo con l'haul di Primark. Ho preso questo stuccetto olografico che, non so, potete usare come volete, perché c'è scritto pencil case, però potete metterci, che ne so, anche i trucchi in borsetta, potete farci l'utilizzo che più ritenete giusto. Poi ho preso questo quaderno dei Simpson, troppo bello, con tutte queste linguette, queste etichette così, non so se tipo andate a scuola o comunque avete delle cose diverse da appuntare per dividere, è top. Poi invece qui c'è il bustone e quindi comincio subito col farvelo vedere. Allora, cominciamo con questo che è un pigiama, guardate che carino, un pigiamino degli Aristogatti. Mi piaceva perché, allora lì dentro c'era da perdere la testa, ce n'erano veramente troppi, ma penso che abbiate potuto constatarlo voi stessi guardando il video. Però questo mi piaceva molto perché è caldo, perché è tipo flanelloso, però è sottile. Io amo vedere quelli belli spessi, pomposi, paillettosi, però io mi sento soffocare. Io devo avere qualcosa che tiene caldo, però che sia sottile, perché sennò veramente mi sento soffocare. Comunque questo mi piace molto e non vedo l'ora di indossarlo, però prima lo dovrò lavare. Poi ho preso questa fascetta, scusate se mi abbasso, ma ho la busta qua di fianco perché non so dove metterla. Ho preso questa fascetta per la skincare, per quando ti lavi anche la faccia, comunque ti tiene bene i capelli indietro. Mi piaceva molto perché aveva questa fantasia
che mi ricordava una caramella, bellissima. Poi vi faccio vedere un pezzo forte. Anche questo mi sa che ci faccio un TikTok, perché ho preso le pile, anche se prima non l'ho vista dentro, adesso le cerco, perché mi sembra di averle viste più. Comunque ho preso questo specchio LED, scusate se fa riflesso, bellissimo, a forma di nuvoletta, con questa specie di vassoietto sotto di ripiano, dove mettere quello che volete, insomma. Non vedo l'ora di vederlo acceso, perché non l'ho ancora provato, non l'ho ancora aperto, mi piace tantissimo. Poi ho preso, mamma mia che belli, questi pennelli col manico, insomma, con l'acqua pieno di glitter. Però la particolarità più bella è che al fondo c'è proprio la forma di Minnie, di Topolino, insomma, bellissimo, mi piace tantissimo. Poi anche la confezione, se guardate, c'è Minnie. C'erano anche quelli di Harry Potter, bellissimi, però poi ho visto questo e ho detto no, prendo questi, ho lasciato gli altri. Potevo prendere anche gli altri, sì, però no, non li ho presi. Poi ho preso questo specchio, ma guardate la bellezza, a forma di castello, ma è una meraviglia, è stupendo. Quando vi truccate fate così, bellissimo. Poi ho preso questa pochette pelosa, bellissima. Cioè, immaginatevi anche voi, magari andate da qualche parte e la tirate fuori dalla borsetta, che questo è bellissima, proprio bella, molto carina. Poi ho preso un'altra pochette, questa è di Stitch, è plastificata, quindi non so, anche se ci vorreste magari mettere qualcosa che avete paura che magari si possa aprire, questa comunque se la tenete dritta non esce niente, anche perché comunque se sta in una borsa tutta storta, comunque da qua potrebbe uscire qualcosa. È molto capiente, molto grande. C'erano tantissime cose di Stitch. Molto, molto bello. Si vede che piace tanto Stitch, perché veramente c'era, non dico un reparto, però proprio un muro tutto pieno, bellissimo. Poi ho visto anche un pigiama tutto intero. Non so se l'avrete visto voi anche nel video, non mi ricordo se l'ho ripreso. Bellissimo però. Col cappuccio, con le orecchie, gli occhi di Stitch, meraviglioso. Vi faccio vedere le ultime cose. Eccole le batterie dove sono. Ho preso anche queste, perché non credevo di averla a casa, allora per sicurezza le ho preso. Ho preso questa Hair e Body Mist, veramente ne ho prese due. Questa mi ricordava quelle che fa Victoria's Secret, ho sentito l'odore, è molto buono. Non so, la spruzzate magari un po' nei capelli o comunque nel corpo per darvi una leggera profumazione. Questa è pescata, infatti si chiama Peach Bouquet, è molto buona. Questa non l'ho sentita, però mi piaceva troppo per lasciarla lì, e secondo me vi lascia anche quei leggeri sparkle sui capelli, infatti non vedo l'ora di provarla. Ultima cosa, che veramente questa l'ha presa mia mamma, l'ha preso anche Blu, è un top molto semplice, però la particolarità più bella è che è un top doppio. Quindi tiene molto caldo, vedete che è doppio, meraviglioso. E niente, io sono molto contenta dei miei acquisti. Non ho preso chissà che cosa, non ho preso niente da vestire. Mia mamma ha preso il Teddy Cot, quello che avrete visto nel video, fucsia. È molto bello, io gli ho detto cambia i bottoni così magari me lo metto anch'io. Quello è molto carino. Da vestire vi devo dire la verità, non c'è nulla di che nel mio gusto, perché comunque ce n'è di roba per tutti i gusti. Quello che mi interessa più a me, se comunque tornerò di nuovo, perché sicuramente tornerò di nuovo, non adesso, magari non tra un mese, ma sicuramente tra due mesi un salto ce lo faccio di nuovo, anche perché lì, in base alle stagioni, in base ai periodi, cambiano comunque le cose, ci sono sempre cose diverse. Mi piacciono molto i pigiami, e io non l'ho girato neanche tutto bene nel negozio, perché c'era troppa gente, poi non ti basta mezza giornata per girarlo tutto, non ti basta, però non riesci a vedere tutto, è impossibile. Comunque sono molto belli i pigiami e le cavolatine, le ragazze, anche le bambine, i bambini vanno matti secondo me per quel posto, perché ci sono veramente anche tante cose per la scuola, cartoleria, cavolatine come queste che vi ho fatto vedere io, ma è veramente pieno. Poi vabbè, ci sono anche i trucchi proprio della loro marca, lì Primark, o non mi ricordo che altro nome abbia,
Ops, forse, non mi ricordo. Comunque ci sono veramente tanti trucchi low cost. Poi loro copiano molto dai brand, quindi c'erano anche i rossettini fatti come quelli di Charlotte Tilbury. C'era tanta roba. Non ho guardato tutto, avrei voluto prendere magari più cosine anche per farci dei TikTok, farci degli shorts e farvele vedere. Però troppo pieno, mi è venuto mal di testa star lì dentro. Poi anche riprendere è stato difficilissimo perché c'erano sempre persone che ti passavano avanti. Anche vedendo che tu stavi riprendendo, cioè sembrava che lo facessero apposta. Infatti, una certa mi sono stufata, non avevo neanche più voglia di girare. Non ho guardato neanche le scarpe e non ho guardato tutto bene, ve l'ho detto. Ho preso proprio le cose che mi sono saltate più all'occhio. Però sono contenta di quello che ho preso. Sicuramente ci tornerò e se ci tornerò. Non penso che farò un altro vlog, magari farò dei TikTok e vi farò vedere magari cosa c'è di nuovo e poi ve lo caricherò anche qua nei shorts. Anche perché più o meno il negozio avete visto com'è, è veramente enorme. Infatti dicono che sia anche più grosso di quello che si trova in Francia. E non so se è più grosso di quello di Milano, perché quello di Milano penso che sia a più piani, però questo era proprio grande, grande. Infatti io non so quanta gente ci fosse dentro. Ma penso che 10.000 persone c'erano tutte. Magari non 10.000, ma 8.000 tutte, no, veramente. No, c'erano 10.000 persone, secondo me. C'era un viavai di gente incredibile, non ti potevi girare. Cioè, le poche volte che mi avete visto registrare è stato un miracolo che magari in quel momento non ho visto passare nessuno e subito mi sono messa lì. Infatti io avrei voluto farvi vedere molta più roba, ma è andata così. Comunque, fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Io ho fatto del mio meglio. E niente, ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!